Ehi, come on boys, parte 2 del nuoto. Parte 2 ve l'avevo promesso, ma vabbè, nuoto Ironman in generale. Parte 2 allenamenti, come strutturiamo, che tipo di allenamenti fare, quale allenamento può essere più redditizio? Quale allenamento può essere più redditizio? Dobbiamo sempre pensare alle cose che facciamo in acqua, alla medicina che diamo al nostro atleta, che è l'allenamento. Non solo come medicina dell'allenamento, ma come recupero. Perché ricordiamo cos'è la supercompensazione, una fase di allenamento dove addirittura il rendimento tende a calare, per poi il recupero risalire e ritornare a un punto di partenza più alto. Ok? Allenamento, vado più piano, recupero, vado più forte. Allenamento, vado più piano, recupero, vado più forte. Quindi il lavoro può essere un lavoro fatto a contenitori, nel senso, per spiegare questo concetto, io ho un contenitore dove metto dentro il mio lavoro, il mio wood, dove metto dentro il mio lavoro e porto a saturazione il mio organismo, ossia non riesco più a migliorare, come se non ci riesco più a mettere più zucchero, più sale in quella concentrazione, perché non si scioglie più. A questo punto, quando ho saturato il mio contenitore, passo a un altro contenitore di lavoro, quindi vado a saturare e produco questi cambiamenti nel mio organismo, quindi con delle strategie e delle proposte di allenamento variabili. Che ne so, possiamo mettere 10 da 100, però non 10 da 100 quelli fatti tutta la stessa velocità, gambe, il primo gambe, secondo tecnica, terzo palette, in A1, in B2, in C3, per avvicinarmi piano piano all'obiettivo del lavoro, quindi mi avvicino piano piano all'obiettivo del lavoro. E tabelle al chilo ce l'abbiamo da tutte le parti, Phil Swim and Triathlon di Migliazza, fantastiche tabelle, veramente belle, fatte bene, che anche qui lavora con scienza e coscienza su Facebook, e Phil Swim, un grande allenatore di nuoto. Ma qui in questo mio video io voglio farvi pensare, voglio farvi ragionare. Non sono qui per dare tabelle. Perché? Perché non sono qui per dare tabelle? Perché tutti sono capaci a fare la pasta, tutti sono capaci a fare spaghetti. Cosa ci metto? Il sale. Faccio bollire l'acqua. Metto la pasta, sugo pomodoro, giro e via, mi vengono fuori gli spaghetti. Ma è lo chef, quello che cambia è lo chef. Perché gli spaghetti di un grande chef sono più buoni? Perché chissà dove ha preso la pasta, dove l'ha comprata, da dove arriva l'olio, quanto ha messo il sugo, quanto ha scolato la pasta. Quindi le tabelle le potete trovare dappertutto, non sono qui per farvi le tabelline io. E quindi cosa dovrò fare? Cosa posso fare anche? Posso fare dei microcicli, come lavoro stagionalmente di un atleta? A cavolo! No, dovrò fare dei cicli. Un ciclo di introduzione, un ciclo d'urto, forte, potente, dove metto grande forza, un ciclo di avvicinamento alla gara, un ciclo di gara, è un ciclo di recupero tra le varie gare, perché non è che io raggiungo il picco di forma in una gara e basta e mi dà la stagione. Adesso gli atleti gareggiano tutto l'anno, vediamo Paltrinieri rimasto in forma praticamente tutto l'anno. Quindi nel ciclo iniziale di introduzione io dovrò fare come lavora 1 B2 C3, vabbè, come lavoro, l'importante è che dovete capire che nel ciclo iniziale io faccio le fondazioni della casa. È lì che costruisco la mia casa. Quindi se io non faccio bene la parte iniziale del lavoro, non costruisco una casa con poche fondazioni.
Quindi è importantissimo il ciclo iniziale. E anche lì devo lavorare per carichi successivi, non è che due sedute a 10 km giornaliere, come fanno i fondisti. E quindi lì arriverò per cariche successivi, per avere queste fondazioni ampie, sicure, rigide, ben progettate. Ben progettate. Quindi lavorerò bene sulla bracciata, sul drag, sul diminuire gli attriti, sul motore, sul core. Poi passerò al ciclo d'urto, dove questo ciclo qua, a questo punto ho fatto le fondazioni, devo svilupparlo, devo far crescere il mio motore nel ciclo d'urto, nel far crescere, sviluppare in maggior cilindrata il mio motore. Andrò a fare del B1, B2, C1, C2, del D, dell'attacido. Cosa devo fare? Possiamo dire quante lettere vogliamo dire? L'importante è che in questa fase devo andare a migliorare che cosa? Che cosa devo andare a misurare? Il motore di un atleta. Che cos'è il motore di un atleta? Come si stima il motore di un atleta? Nella macchina più benzina gli metti dentro, più la macchina va forte. E lo stesso vale per un atleta. Indirettamente il motore viene stimato in funzione del consumo di ossigeno. Più un motore consuma ossigeno e più c'è la cilindrata più forte. Quindi, capito? Devo andare a migliorare il VO2 max, il consumo di ossigeno di questo dell'atleta. Quindi devo andare a migliorare il VO2 max. Come lo posso fare? Lo faccio con 20 da 100 nuotate a martello alla stessa intensità. O 20 da, o 10 da 200, quindi da 200. È lì che miglioro il motore? No. Il motore lo miglioro mettendoci dei lavori in soglia, dei lavori in C1. Per esempio posso fare 3% e 4x50, 4x50, 3 volte in 100 e 4x50 in C1, e sarà in quel lavoro di C1 che andrò a migliorare il mio VO2 max. Quindi che cosa deve fare l'allenatore? Deve creare degli stimoli nella parte specifica per far sì che l'organismo umano crei questi adattamenti alla fatica necessari, ok? Quindi se io non faccio queste variazioni, non faccio questi adattamenti, e conviene entrare piano nella parte del centrale del lavoro. Quindi magari farò 8x50, un 100 in B1, un 100 in B2 e 2x50 in C. Magari un lavoro così ripetuto 4 volte. L'importante è che ci metto questo lavoro in zona 3, vogliamo anche chiamarla. Quindi deve far fatica, deve far fatica in questo lavoro, quindi deve andare forte, deve far fatica e rischiare quasi di sporcare la bracciata, quindi andare al limite della velocità. Quindi ragioniamo, andare al limite di velocità senza rovinare la bracciata, non andare a rovinare la bracciata, quindi forziamo tutto quello che c'è da forzare senza rovinare la bracciata, ok? Va bene. C'è il lattato nel nuoto? Il lattato? C'è nel nuoto? Sì. Produce più lattato uno sportivo, un podista o un nuotatore? È logico. Produce molto più lattato un podista. Arriva a 8 millimoli, mentre un nuotatore può arrivare a 4 millimoli. Nel nuotatore, in alcuni c'è proprio un limite fisico, più di tanto non riescono a produrre, per carenza di stile, coordinazione braccia-gambe, non riescono più di tanto a produrre lattato. Coordinazione braccia-gambe. Ok? Quindi, però, questo discorso del lattato, questo
il picco di lattato arriva, quando arriva subito, gli faccio lo sforzo e sale subito lattato, quando ho fatto il mio lavoro, no, il picco di lattato arriva dopo, arriva diversi minuti dopo, 2, 4, 6 minuti può arrivare anche. Quindi teniamone conto questo nel cambio, quando esci dall'acqua e devi salire in bici, arrivi in zona cambio, quindi passando da una fase ciclica del movimento a una fase aciclica, attenzione perché è importante questa cosa che ho detto, da un movimento ciclico come il gesto di nuotatore, passiamo a un altro sport, tipo il tennis, perché la fase del cambio è una parte aciclica, dove puoi aver imparato a nuotare bene, andare in bici bene, ma poi non sei capace a salire in bicicletta, perché ci arrivi che c'hai ci arrivi a 4-6 millimoli di lattato. In un movimento aciclico, nel quale non sei abituato. Quindi, ok, bisogna quindi capirla questa cosa qua, imparare che in uno sprint cosa succede? Fai nuoto a manetta, zona cambia a manetta, rilancio in bici a manetta, poi a due giri di boa in bici non riesci a recuperare il lattato e ti staccano dal gruppo. Per fare un esempio, se vi ricordate Fabio alle Olimpiadi, è stato impiccato così perché non riusciva a smaltirlo. Ecco l'importanza della frazione ciclistica, e non puoi prepararla per stare in scia ad alti livelli. Devi prepararla perché poi ti partono, a ogni giro di boa, ogni curva, ti partono sui denti. Se tu non l'hai preparata, beh, lì adesso siamo questo per fare di un olimpico, nell'aeroma è completamente diverso il discorso, ma qui stiamo parlando di nuoto. Quindi, cosa fare quindi se la gara è lunga? Tu sai che hai finito il nuoto forte, hai fatto il cambio forte, cosa devi fare nella prima frazione di gara dopo il nuoto? I primi 5 minuti devi andare piano, ok? Chiaro il suo concetto nell'Ironman? O anche nel 70.3? Beh, il 70.3 no, perché giocano dei discorsi più di scie, di cose, di gruppi, non è così ovvio la cosa. Però tieni conto che sei pieno di lattato, sei passato al nuoto, hai passato il cambio e puoi necessitare in certi casi di questo, in qualche fase di gara successiva devi considerare che devi un attimo mollare per recuperare. Quindi, ok. Fatto questo ciclo d'urto, abbiamo da avvicinarci alla gara. Ci dobbiamo avvicinare alla fase di gara. Sì. Anche qui faremo dei microcicli in funzione delle diverse capacità dell'atleta. E l'obiettivo è come si sviluppa la gara, che tipo di gara hai, quindi in funzione della gara dovrai fare il tuo microciclo. Quindi il concetto è diminuire il volume ma mantenendo una buona quantità di lavoro metabolico, di ritmi. Questi li devo mantenere, importante, perché se no perdo troppo, mi si addormenta il muscolo, non so come, quando vai a nuotare senti che non gira bene il braccio. Ok, passiamo, ci stiamo avvicinando alla gara e quindi scarico, tapering. Come fare? Ogni atleta reagisce in maniera diversa, ci sono proprio delle procedure, dei processi che ogni atleta si comporta. E avrà il suo modo di fare scarico, ogni atleta ci avrà dei riti. Io per esempio il mio tapering è particolare, soggettivo per me, che funziona benissimo. Io devo arrivare scarico, riposare, ma arrivare carico con tanta voglia di fare alla gara e con la gamba frizzante. E quindi devo far scaricare l'atleta ma tenerlo a carico dal punto di vista mentale. È lì che entra in gioco l'allenatore deve cercare anche mentalmente, anche in questa fase, di tener carico l'atleta, perché se no qualche atleta tende a scaricare troppo. È importante, scaricano troppo, quindi stanno fermi magari il giorno prima della gara, quando dobbiamo fare una riattivazione.
Quindi stare fermi il giorno prima della gara non funziona perché andate a fare delle gare, avete fatto 2 giorni di gare in seguito in pista, magari delle gare di mezzo fondo, 1.500 o 3.000 al giorno successivo, allora scarichi venerdì, riposo completo, vai in gara sabato, gambe imballate, cioè fai la gara, non vai avanti niente nei 1.500 del sabato, da giovane mi ricordo, non andavo avanti. Arrivi a casa gambe dure, gambe di legno, cioè vai a casa le gambe di legno proprio, dici, oggi ho faticato una bestia, non sono andato niente, gambe di legno. Il giorno dopo fai scaldamento, sempre con queste gambe dure, gara, tempo, fai un tempone. E quindi su questa mia esperienza di vissuta in maniera empirica, che mi sono accorto gareggiando, arrivando a fare 40-45 gare l'anno, fate un po' i conti di quante sono le domeniche, in questa esperienza empirica mi sono accorto che è fondamentale nel mio organismo fare un richiamo dei richiami a ritmo gara, senza andare a generare troppi danni, troppo sovraccarico all'organismo, ma per svegliare l'organismo. Alcuni invece necessitano di fare un programma invertito, magari alcuni, cioè ovvero di andare a fare del lavoro lento, di non stimolare più i lavori di lattacidi, ma di puntare molto alla tecnica. Può essere anche un interessante questo discorso. Dipende da atleta a atleta. Allora. E il picco di forma, quindi siamo arrivati alla gara, il picco di forma finisce il giorno della gara? No, il picco di forma può durare per 2-3 gare, quindi possiamo arrivare a fare 3 olimpici per esempio, oppure possiamo magari andare a fare, alcuni atleti riescono a fare 2 Ironman magari in un mese e mezzo, 2 o 2,70.3 in un mese, quindi quando sei nel picco di forma. E anche lì devi avere una forte capacità mentale e devi stare attento agli acciacchi fisici, perché soprattutto non devi farti del male. Quindi, fatta la gara, entra in gioco il recupero, la rigenerazione, la psicologia dell'atleta, e anche perché ogni atleta deve raggiungere nel giorno della gara, deve raggiungere il massimo risultato con una specie di esperimenti tra virgolette, con un determinato tipo di allenamento, una determinata limitazione, una determinata testa, un determinato tapering, quindi tante variabili, ma soprattutto una cosa: bisogna preparare l'atleta agli imprevisti che troverà in gara. Gli imprevisti, quindi potrà succedere questo, potrà esserci, ripetia, li abbiamo già detti gli imprevisti, potrai trovare il mare mosso, ti potranno andare via gli occhialini, ti potranno togliere la cuffia con una manata di lato, ti potranno buttare sotto la boa, potrai stare attento a quello che prende i calci, quello che ti starà troppo vicino, e dovrai affrontare la boa in maniera giusta, prenderai delle botte nella boa, ti verrà sul nervoso che è meglio che non rispondi, perché sennò uno picchia l'altro, quindi devi gestire questa tensione che ti sale in gara, che magari a un certo punto ti dice basta, io mi ritiro, ti farà pensare a questo. E quindi dovrei preparare l'atleta a questo, oltre che l'acqua calda con la muta, perché ci sono le meduse, il muto obbligatorio, meduse, quindi farà caldissimo, dovrei fare questa tua frazione di nuoto, è caldissima, l'acqua sporca, non vedi le scie, quindi dovrei guardare, magari curare la scia dell'avversario tirando fuori l'occhio appena dall'acqua per nuotare, non controllando la scia da sott'acqua, ma imparare a controllare la scia anche da fuori dall'acqua dell'avversario. Quante volte, come imprevisti, anche i top level sbagliano la boa? Non la vedono, sbagliano l'ultima boa, sbagliano una frazione di gravità, una traiettoria. Una cosa comune, quindi sono tutti errori
che possono capitare anche nei professionisti. Nei professionisti, ma nei tabascioni! Con il mio amico Brass, che qui saluto, Michele De Napoli, coach De Napoli. Fantastico, coach. Tabascioni, si devono allenare, divertirsi. In gara si devono divertire e la missione dell'Ironman è esserci. Esserci, gareggiare, partire, ma soprattutto arrivare. Quindi missione Ironman Tabascione. Ok. Vediamo un po'. Capacità metaboliche, come far crescere le capacità metaboliche? Le capacità metaboliche di gare di long distance, chiaramente. Posso fare il classico allenamento aerobico, quello con volume crescente, che ne so, partire da 2 per 800 a 140 di frequenza cardiaca, 2, poi aumentare, diminuire, aumentare il lavoro. Quindi fare nuotare il nuotatore questa routine di nuoto continuato, 10 per 200 aerobico. Ma invece di dargli 10 per 200 ad esempio a 1,30 o a 2 minuti, 10 per 200 a 2 minuti, ma stiamo parlando col tapascione, diciamogli dovrei fare 10 per 200, 1,205, 1,50, 1,05, 1,50, e così togliamo dalla monotonia dell'allenamento. Quindi un allenamento semplice, 10 per 200, cambia il tempo, uno un po' più forte, uno un po' più piano. O uno lo fai andare di forza, dici, uno lo spingi bene di forza, spingendo fino in fondo bene di forza, uno lo fai andare bene entrando con la gambata e uno lo fai bene scivolante il più possibile. Quindi puoi giocare sui tempi o sulla tecnica in questo lavoro qua. Quindi, anche senza andare in campo soglia, puoi rendere divertente la seduta, perché così l'atleta pensa sempre a quello che fa. Ma sempre bello per tutti gli atleti è finire a manetta, finire qualcosa nell'allenamento, fare qualcosa di forte, la sensazione di fatica è da sempre una grande soddisfazione, l'andare all'allenamento per faticare un po'. Ok. Perché se cosa fai? Se per assurdo l'allenamento diventa monotono, si rischia anche di andare a fargli peggiorare la tecnica. Quindi, altra tipologia di allenamento può essere figo, è il nuoto trattenuto. Quindi un elastico, quindi fai dei lavori da 20 secondi, 3 per 20 secondi, parte con l'elastico legato, e quindi si oppone all'acqua e l'elastico ti tira fino a che a un certo punto non cerchi di andare indietro, e quindi fai questo, fare questo nuoto trattenuto. O per sviluppare la forza col paracadutino, un paracadutino bucato al centro, così affonda e quindi puoi sviluppare, puoi sviluppare la forza. Lavorare, quindi un po' di miscellane sono davanti. L'atleta nuota male delle volte, proprio uno che non sa nuotare, che allora in certi casi può essere utile fargli fare un po' di chilometri comunque con pinnette, con ausili esterni, pinnette, il bombolotto in mezzo alle gambe, per comunque fargli fare un po' di chilometri e cercargli di far entrare in qualche dimestichezza nella bracciata. Io qua sono un po' scettico su questo, punterei di più a cercare la... Però quando tu parti con un atleta non è che puoi cambiargli la tecnica, quindi in certi casi guardi quello che hai e dici vabbè, va un po' con la pinnetta, va un po' col bombolotto da gareggiare, con le palette, sì, con le palette, viaggi, vari un po'. E ok, 113, questo qui no,
questo no, allenamento guarda bene per tutti. Il tecnico però cos'ha? Non è che c'ha sempre solo un atleta, quindi quando ha tanti atleti deve progettare un allenamento che vada bene un po' per tutti. Un po' la difficoltà del tecnico, che non è il chirurgo che guarda solo quell'atleta, magari, quindi non è che può fare il chirurgo, deve guardare un po' tutti, eh? Ok, allenamento, quindi principio dei carichi, principio dei carichi, do dei carichi di allenamento, principio dell'alternanza di allenamento, quindi farlo variare questo allenamento in volumi, adattamento, recuperi, cambiare intensità. In generale, dare troppo volume può essere un errore, quindi dobbiamo dargli l'allenamento giusto, ma anche troppa qualità può essere un errore, cioè dargli solo dei lavori di qualità, quindi vai lì solo e bam 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 bam. Bisogna sempre considerare, tenere in considerazione che dobbiamo creare degli adattamenti metabolici all'organismo. Degli adattamenti metabolici all'organismo. E allora, HIIT! High Intensity Interval Training. Polarizzato. Anche nel nuoto il polarizzato. Polarizzato cosa ti permette di fare? Fare poco allenamento, ottenere il massimo di risultato. Quindi alterni l'elevata intensità alla bassa intensità. E con questo alternare alta intensità e bassa intensità sopperisci alle lacune. Aerobiche. Quindi ogni atleta lo obblighi a raggiungere il suo limite nella sua nuotata, nei picchi ad alta intensità. Quindi raggiungi il tuo limite cercando di nuotare bene. E poi si fa del lavoro. Però questo è l'obiettivo: raggiungi il tuo limite senza rompere, senza sporcare la bracciata. Certo, per far arrivare a fare questo lavoro devi aver fatto le fondazioni, bene le fondazioni della tua casa, quindi la parte iniziale di lavoro è importante. Però con questa tipologia di allenamento tu puoi stare effettivamente in forma tutto l'anno, sei già raggiunto un certo livello di prestazione, sei già un top level, non devi andare a migliorare nel nuoto perché esci già in quel gruppo, nel primo gruppo, quindi inutile che ti metti a nuotare e massacrarti per uscire prima, che tanto non serve a niente. E quindi devi mantenere, e quindi con questo metodo qui ti alleni poco, aerobico, alta intensità, e mantieni il tuo livello, risparmi tempo, volume, chilometri. E soprattutto hai finito l'allenamento che hai ancora un po' di energia per il giorno successivo o per fare altri allenamenti. Questo mi ricordo anch'io quando mi allenavo tanto, dicevo, ho fatto un allenamento forte, basta, allora ok, ho fatto tanta fatica ma mi tengo ancora qualcosina per fare qualcosa domani. Non ricordo, faccio questo pensiero e domani di nuovo ci picchiavo dentro. Ok, vabbè, concludiamo dicendo che anche io ho visto, io volevo fare sempre di più, l'allenatore mi dava io di più. Concludiamo dicendo che adesso invece ci sono degli atleti che hanno sempre meno voglia di faticare, hanno sempre meno dedizione nella fatica. E quindi è triste per me allenatore quando mi sono preparato all'allenamento e poi vedo che non c'erano voglia, non hanno la convinzione, la giusta motivazione. E qui entra in gioco sempre che
è la testa, è tutta una questione di testa, non di tabelline, ma una questione di testa. Ok, coach Bert vi saluta, fatevi allenare ognuno dal vostro allenatore, perché l'allenatore vi dà le tabelle e il coach vi porta nel suo treno, vi porta in giro nel suo viaggio fantastico, e che spero che tutti questi miei video vi abbiano fatto salire nel mio treno e nella mia passione che ho per questo fantastico sport, il triathlon. Ciao ragazzi, Super Berta Coach.